Questo giovane merlo è con me da circa 10 giorni. L'ho alimentato manualmente, cioè mettendogli il cibo direttamente nella gola, come avrebbero fatto i suoi genitori. Adesso è nella fase in cui sto insegnandogli a mangiare da solo, quindi il cibo glielo porgo, ma non lo metto nella sua gola, affinché impari a prenderlo da solo. E effettivamente ci riesce abbastanza bene. Questa è un'operazione che va fatta con gradualità. Logicamente il cibo glielo metto sempre a disposizione in modo che incominci a mangiare da solo. Anche l'acqua la tiene a disposizione, perché fino adesso è stato dissetato col contagocce e gli davo l'acqua direttamente nel becco. Adesso questa fase anche è da eliminare, e pian piano anche con l'acqua familiarizzerà e incomincerà a bere da solo. È chiaro che nella sua gabbietta ha a disposizione, ripeto, sia il cibo che l'acqua, affinché impari a cavarsela autonomamente. Il giovane merlo è stato inserito in una gabbia molto più grande della precedente, nella quale ho allestito, tra virgolette, logicamente, un minimo di habitat, e adesso inizia a beccare. Ho messo un piatto con del terreno e il cibo sopra, inizia a beccare come se fosse in natura e si è ambientato abbastanza bene. La fase successiva sarà quella di inserire alcune delle sue prede naturali, in modo che poi si abituerà a mangiare quello che effettivamente trova in natura. Ecco, adesso stiamo vedendo che smuove il terreno, incomincia anche un po' a raspare e si è perfettamente ambientato. La sua prossima casa sarà il bosco, ma dovrà stare ancora un pochino con me.
il giovane merlo è arrivato nel momento in cui può essere liberato, e infatti l'ho liberato. È diventato autonomo, pienamente autosufficiente, e si è rifugiato su un cespuglio.